Buongiorno e ben ritrovati. C'è molto fermento sui media sul DDL e la buona scuola. La Gilda degli insegnanti, dopo il successo della manifestazione del 18 aprile a Roma e aver lanciato con gli altri sindacati rappresentativi una mobilitazione ad oltranza fino all'ipotesi di uno sciopero nel periodo degli scrutini, ieri ha lanciato una sfida a Renzi, quella di fare un referendum sulla sua proposta di riforma della scuola. Al telefono Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda. Beh sì, devo dire che sono rimasto veramente perplesso dell'intervento del Presidente del Consiglio che si è lanciato in un attacco contro i sindacati dicendo che praticamente i sindacati non rappresenterebbero la scuola ma tutelerebbero dei loro presunti interessi, per quello si oppongono alla riforma. A questo punto mi pare evidente, primo, che il Presidente Renzi non sa esattamente ciò di cui parla, perché evidentemente non ha letto neppure attentamente il disegno di legge presentato dal suo governo. Secondo luogo, il Presidente del Consiglio non può lanciarsi in questi attacchi contro sindacati e associazioni rappresentative. Allora, c'è un solo modo per verificare cosa pensano gli insegnanti, per questo gli abbiamo lanciato una sfida. A questo punto, invece di mandare una letterina, che faccia un referendum tra gli insegnanti italiani, gli strumenti non mancano sicuramente al governo, e così sa cosa pensano veramente gli insegnanti di questo disegno di legge. Secondo lei Renzi riuscirà a convincere gli insegnanti con una lettera ad apprezzare una riforma definita dal ministro Giannini una rivoluzione culturale, al punto di non farli scioperare? Guardi, se un datore di lavoro privato scrivesse una lettera ai dipendenti per non fargli aderire a uno sciopero, probabilmente finirebbe in tribunale per attività antisindacale. Qui invece parliamo del Presidente del Consiglio, comunque faccia pure, perché questa lettera sarà un boomerang per il Presidente Renzi, perché farà arrabbiare ancora di più gli insegnanti. Circolano voci sulla possibilità che i sindacati revocano lo sciopero del 5 maggio in cambio di qualche modifica al DDL, come quella di mitigare i superpoteri dei dirigenti con il confeggimento degli organi collegiali. È così? Per quel che mi riguarda non c'è nessuna possibilità, salvo che il governo non faccia uno stralcio, come abbiamo chiesto, per l'assunzione dei precari facendo un decreto, e poi decida almeno di aprire un confronto e di ascoltarci. Grazie professore, buona giornata. Altrettanto, arrivederci. Intanto sembra che anche il mondo universitario si stia muovendo per esprimere solidarietà ai prof della scuola. Da Gilda TV è tutto, arrivederci.